delle riforme strutturali. Occorrerà anche per l'Italia migliorare ogni giorno, lo ha detto il Premier Mario Monti parlando nello stabilimento Fiat di Melfi. Penso che sarebbe irresponsabile dissipare i tanti sacrifici che gli italiani si sono assunti, ha aggiunto il Presidente del Consiglio. Il decreto legislativo sulle liste pulite per le elezioni si è arenato in commissione bilancio di Palazzo Madama e non è riuscito ad ottenere il parere richiesto alla commissione, nonostante il sì dell'Aula del Senato e il via libera dalle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera. Senza il via libera dalla commissione bilancio del Senato, il decreto non potrà approdare al Consiglio dei Ministri. Sono fiduciosa, manca solo l'ultimo passaggio, ha però commentato il ministro Anna Maria Cancellieri. Abbiamo avuto il parere favorevole delle commissioni della Camera dei Deputati, che hanno agito veramente con grandissima sensibilità ed attenzione. Il parere di due commissioni del Senato, ora manca il parere della commissione bilancio, che dovrebbe essere quello che chiude il cerchio. Appena perverrà lo porteremo al Consiglio dei Ministri. Beh, sono molto soddisfatta, tutti sanno quanto io abbia insistito perché nonostante lo scarso tempo rimasto a disposizione, nostro malgrado, fosse calendarizzato il disegno di legge, e questa tappa è stata compiuta e devo dire grazie al senso di responsabilità del Senato che anche a seguito degli interventi estremamente forti del Presidente della Repubblica ha ritenuto comunque che questo provvedimento dovesse andare avanti e io non mi muoverò da qui finché il provvedimento non sarà varato. Le famiglie, alla democrazia e soprattutto al popolo delle carceri tutto il grazie, resistete, siamo noi delle carceri, la riserva di libertà, di coscienza, di vita per l'intero paese. Le carceri stanno aiutando l'Italia, non l'inverso. Grazie. È fredda però, è meglio non fredda. Ma per questa è buona, un po' di fresco. Tutta però, eh. Grazie. Non vado via da qua se non la beve tutta. No, no, basta. Hai bevuto tutto? Tutto. Non è, Va bene. Io devo rientrare a fare il Presidente del Senato. Anche se credo di aver fatto ugualmente una bella opera oggi. Auguri. Per quel che riguarda il futuro, come ho avuto modo già di dire in altre circostanze, presenterò la mia candidatura. Presidente, volevo chiederle come ci si sente, se si sente solo nella categoria degli orridi o degli orridissimi. Ma guardi, in questa sede non credo che abbia molto senso rispondere da parte mia, anche perché di cose orride ne stiamo vedendo tante, insomma. No? Non riesco a vederle in questa sede perché non c'è mai. Non ho ancora avuto modo di vedere l'onorevole Berlusconi seduto sul suo banco di deputato. Quindi anche questa mi sembra una cosa orrida. Ed è una risposta garbata da Presidente della Camera in sede istituzionale. In altre sedi si potrà rispondere anche in altro modo. In Parlamento ci si dovrebbe stare anche quando non si è Presidente del Consiglio. Sì. Mi sembra proprio una cosa orrida.